Eccoci qua, come promesso, siamo finalmente di nuovo online. Ok, ragazzi, allora io avevo scritto su Facebook che sarei tornata presto, non prestissimo, però presto. E sono qui con un video un po' particolare. Oh, ma effettivamente. Ci sono delle novità, ci sono delle novità e ve ne parlo subito. Allora, la novità è che adesso andiamo anche in onda su YouTube. Avete capito bene? Andiamo in onda su YouTube. Andiamo in onda su YouTube, quindi c'è qualcuno che da YouTube non mi conosce perché questo risulterebbe il primo video da YouTube. Vabbè, primo video su YouTube, scusate. Allora, quindi mi presento, mi chiamo Martina e se siete capitati su questo canale è perché, diciamo, io sono la presidentessa dell'associazione La Mia Cina. Ho anni e vivo. Sono italiana, si vede, sono italiana, si vede, e vivo a Pechino, in Cina, in maniera piuttosto stabile da 2 anni e mezzo. Da 2 anni e mezzo. Allora, inizia. Allora, oggi vi parliamo di un tema che appassiona anche i nostri studenti. Seguite la nostra pagina Facebook, giusto? La seguite? Bravi. I nostri studenti sono molto interessati a avere informazioni riguardo a un argomento che ultimamente abbiamo postato anche sul nostro progetto Italiamo. Sul gruppo di WeChat ai studenti cinesi. Eccoci qui. Allora, come potete vedere, stiamo parlando essenzialmente di vestiti. Vedete questa pagina? Si chiama Moguzie Nujuan. Vestiti della via, abiti femminili della via dei funghi. Questa è un'app proprio che vede dalla funzione dei programmi. I mini programmi, cioè tutte le app connesse a WeChat, che fanno parte del pacchetto WeChat che appunto avrete una volta scaricato il WeChat cinese, ovviamente, in Cina. In particolare io ho queste due, che fanno parte su WeChat, su cui io posso comprare, diciamo, i vestiti. E io preferisco questa, la prima, quindi clicco qui e compare proprio quest'app. Questa è la pagina principale dove sono presenti tutti i prodotti, vedete, non solo vestiti ovviamente, ma prodotti di vario tipo. E qui c'è un elenco in particolare, se state cercando qualcosa in particolare come me, per esempio io cerco una gonna, non mi resta che fare doppio clic sull'immagine della gonna, eccola qui, Choose, e ancora una volta avrò una pagina ancora più specifica dove ci saranno delle icone, si appariranno delle icone, e come vedete in cinese, come si può capire da queste icone, in cinese gonna vuol dire anche vestito, infatti si chiama Yichun. Quindi ci sono varie varietà di vestiti, di top lunghi o anche della classica gonna come la intendiamo noi. Se avete un'idea particolare in mente, potete cliccare su una di queste oppure farvi guidare qui sopra.
da altri consigli e specificazioni, va bene? Noi però abbiamo un'idea in particolare, quella di comprarci la gonna che loro chiamano Azpachanchi. Una gonna più estiva, va bene? Più estiva. Allora, quindi ne vogliamo una un po' più colorata. Forse possiamo prendere questa qui che è anche in offerta, vedete? Cosa faccio? Clicco sulla gonna, aspetto che si apra la pagina in particolare della gonna, dove ci sono tutte le foto connesse, vedete? Della modella che la prova in tutte le pose e in tutte le pose. E c'è il tessuto e poi ci sono le taglie. Non è molto piccola. Qui c'è la lunghezza del vestito, qui c'è quella delle anche e qui c'è quella della, diciamo, dei fianchi. Per me sarebbe comunque meglio prendere una M. Vedete, ci sono ancora varie foto, scatti fatti ovunque. La prendo, mi piace. Quindi clicco qui, conferma, me la danno solo in questo colore che è viola, non hanno altri colori. Qui devo confermare la taglia M e poi devo praticamente confermare il tutto. Confermando il tutto mi si apre un'altra pagina con i dettagli del mio indirizzo di casa e dell'acquisto per... ecco, inserire direttamente i soldi, vabbè, poi lo inserisco un codice, insomma, a quel punto il tutto è automatico. Dopodiché, dopo inserito il codice, in automatico la gonna sarà spedita, la riceverete a casa vostra entro pochi giorni. Va bene, ragazzi, allora oggi abbiamo comprato una gonna, fatemi sapere se magari volete che io compri qualche altra cosa, va bene? A presto!